comincio subito con lei, perché le vorrei chiedere innanzitutto, allora, questo no per ora a Conte è stato effettivamente pronunciato da Italia Viva di fronte al Capo dello Stato? Perché qualcuno sembra dire, la versione fornita da Renzi, da Italia Viva, del colloquio dopo l'incontro con il Capo dello Stato era un po' più dura di quella che è stata, la versione all'interno, cioè meno veti, ostacoli sì, ma meno veti all'interno dello studio, o no? No, noi abbiamo chiesto semplicemente di evitare di saltare i passaggi. Quindi abbiamo chiesto innanzitutto se c'è la possibilità di rimettere in piedi la maggioranza politica che si è rotta qualche giorno fa, qualche settimana fa. E questa domanda l'abbiamo posta intanto alle forze politiche che nelle settimane passate hanno posto veti nei nostri confronti, hanno detto mai più con Italia Viva. Cioè, io credo che noi dobbiamo smetterla di fare politica senza rispetto istituzionale e dei passaggi istituzionali. Non ci basta una passeggiata del Presidente del Consiglio Conte su Viale del Corso che ci dica per me Italia Viva è una forza politica importantissima, quando fino a qualche giorno prima non aveva risposto ai temi politici che avevamo posto. Non ci basta la telefonata però, di Conte scusi, ieri pomeriggio, non basta nemmeno la telefonata senza che ci sia, sì, però... senza che ci sia, dicevo, un passaggio in cui ci si dica se le forze politiche con cui abbiamo condiviso un percorso sono disponibili a continuare a condividerlo, poi tutto il resto lo discuteremo. Ma ad oggi noi siamo fermi al Movimento 5 Stelle e in parte anche il PD che hanno detto mai con Italia Viva, e anche il Premier Conte ha detto mai più con Italia Viva. Per cui io credo che sia giusto al Quirinale, quando si fa un passaggio istituzionale, non una chiacchiera, non un'intervista televisiva, si fa un passaggio istituzionale, dire cosa ne pensano quelle forze politiche. Se vogliono ripercorrere con noi un percorso... Però cerchiamo di... Questo l'abbiamo sentito nella conferenza stampa e ce lo sta dicendo anche lei, però la sostanza è: se ci sarà questo riconoscimento politico, vuol dire che a Italia Viva andrà bene anche Giuseppe Conte come premier? Ma a voi risulta, perché io ogni tanto penso di perdere la memoria, perché ascolto domande o anche considerazioni che non tengono conto di tutto quello che abbiamo fatto in questa settimana. A voi risulta che c'è stato un solo passaggio in cui Italia Viva ha detto mai Giuseppe Conte, che ha mai detto un veto su di lui? Non mi risulta che c'è stato un solo passaggio, una sola dichiarazione, né di Renzi, né degli esponenti. Quindi non c'è stata nemmeno ieri al Quirinale, Faraone, non c'è stato nemmeno ieri al Quirinale. Assolutamente no, mai detto Conte, mai. Abbiamo detto un'altra cosa, abbiamo detto semmai ci sono le condizioni per ricomporre quella maggioranza, addirittura abbiamo anche detto per noi il governo politico è lo sbocco più che preferiamo. Chiaro. Rispetto alla soluzione della crisi. Poi naturalmente al nome del Premier si arriva alla fine di un percorso, dopo che si è compreso che c'è una condivisione. Per quindi noi, dopo un'esplorazione. Non sono, sì, per noi tante cose non sono andate bene nel passato governo, quindi prima di ricacciarci di nuovo in una stessa situazione, se ci consentite, vogliamo capire se quelle cose che sono andate male cambiano, perché altrimenti se ci rimettiamo lì dopo aver creato una crisi e non cambia nulla, sinceramente ci perderemmo la faccia di fronte all'Italia e ce lo eviteremmo proprio. Allora, Claudio Tito.